Ciao, bentrovati, bentornati nel mio canale. Allora, oggi siamo in compagnia di nuovo con Divain, il brand spagnolo che mi ha inviato nuovamente un pacco con dei profumi da testare per voi in occasione del Black Friday, della settimana del Black Friday. In questa settimana trovate degli sconti molto molto interessanti sui profumi della linea tradizionale, della linea permanente, questa con il packaging bianco e color oro leggermente dorato è questo packaging, quelli che vengono appunto venduti in queste bottiglie semplici, che tra l'altro sono semplici ma molto carine, molto, mi piace molto il packaging di questo brand. Questi li trovate in offerta al 40%, vi metto il link qui sotto nell'info box, ma non finisce qui per questa settimana del Black Friday. Ogni giorno ci sono degli sconti lampo, degli sconti a sorpresa che voi troverete appunto andando nel sito, anche di profumi appartenenti alle altre linee, quindi anche le Black Edition oppure i Layering Set. C'è molto su cui approfondire, insomma, il discorso per quanto riguarda Divain, che è un brand che mi piace. Questa è la terza collaborazione che faccio con loro, ma questa è una collaborazione a sorpresa, nel senso che io non me l'aspettavo. Mi hanno mandato la notifica della spedizione del pacco e io non lo sapevo. Quindi mi ha fatto molto molto piacere, mi sono dovuta anche un po' sbrigare perché appunto la settimana degli sconti è questa, ma quando io posso provare profumi nuovi sono sempre molto contenta. In questo packaging ci sono, in questa confezione ci sono tre profumi floreali femminili che sono delle nuove uscite, quindi si tratta comunque di profumi recenti e uno di questi io ce l'ho in originale, quindi vi posso fare davvero una review azzeccata, cioè reale. Davvero questa è una review che mette a confronto, per il profumo che ho, l'originale con il dupe. Allora, il primo di cui vi voglio parlare, che è quello che ho in mano da quando ho iniziato il video, è il 736, che è il dupe di Musk of Flowers di Mancera. Questo è un profumo cipr floreale, è un profumo importante femminile, diciamo adatto un po' a tutte le stagioni e a tutti i contesti, però essendo un cipr, qui parliamo di una categoria di un certo spessore, elevata. Alcune persone dicono che i cipr sono i profumi, tutto il resto ruota intorno al cipr. Io amo tutte le categorie di profumi, però diciamo che in questa categoria ce ne sono alcuni tra i miei preferiti, come, per citarvi un esempio, Mitsuko di Guerlain, è un cipr che ho avuto, che ho indossato in passato e che mi devo riprendere, ricomprare assolutamente. Comunque, veniamo a questa, è una nuova uscita, un profumo abbastanza recente ed è un floreale cipr, appunto, che ha un'apertura bella agrumata, strong, forte, perché c'è il pompelmo e altre note fruttate, però si avverte il pompelmo. Nel cuore abbiamo un cuore femminilissimo con rosa, gelsomino, fiore d'arancio, zucchero e violetta, e nel fondo abbiamo muschio bianco e legno di sandalo. Qui l'accento cipro del profumo del genere si sente tantissimo, per certi versi anche qualcosa in comune con la Panthère di Cartier, che è un altro cipro stratosferico, però questo qui rimane comunque più morbido, più portabile, sarà anche per le note di zucchero e di violetta che lo alleggeriscono, lo addolciscono anche un po'. Vi dico che questo è da tenere in considerazione perché è un profumo elegante, portabile in ogni contesto, da donna che sa il fatto suo. La durata è medio-alta e le stagioni per questo profumo indicate sono tutte, tutte proprio. E ve lo consiglio perché questo è particolare, è un profumo particolare, diverso dai profumi che si sentono oggi. In questo è particolare. Veniamo a un altro che mi è piaciuto molto, e poi arriviamo all'ultimo, che è appunto quello di cui posso parlare davvero bene, perché questi, di questi, gli originali, i primi due non li ho sentiti ancora. Quindi la mia review si ferma alle mie sensazioni, si indirizza alle mie sensazioni per questa creazione, che comunque è una creazione che ha una sua dignità. Non tutti i dupe sono
totalmente copie degli originali. Per alcuni ci sono le percentuali che possono andare da un 70 a un 99%, ma comunque hanno una loro struttura, una loro piramide che non è detto che coincida in tutto e per tutto. Allora, questo è il 733, che sarebbe il dupe di e drop di sé di Issey Miyake. Allora, che ha creato il famosissimo Odissè. Allora, questo è buonissimo, quello che sto portando oggi è un profumo facile, è un profumo floreale puro qui, però morbido con degli accenni gourmand, perché qui abbiamo un'apertura lattonica. Allora, in apertura c'è il latte di mandorla e poi abbiamo la rosa damascena. Nel cuore abbiamo lillà, note solari, anice stellato e fiori d'arancio. E poi nel fondo vaniglia, muschio, cedro d'Atlante e ambroxan. È un profumo che appunto è tendenzialmente dolce, floreale dolce, femminile, morbido, morbidissimo e primaverile forse, però essendo un profumo primaverile, poi lo potete indossare durante tutto l'anno. I profumi primaverili vanno bene sempre. Mi piace molto anche questo. Qui la durata è un pelino più bassa rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi siamo tra le 4 e le 6 ore, quello 6-8 ore, quell'altro, però è una durata interessante. Questo è un profumo da giorno, da ufficio, da contesti anche formali in cui è necessario non essere invadenti, è un profumo sobrio. Lo vedo anche come profumo da lezione di yoga o di Pilates. Perché no? Anche da indossare per un relax, una meditazione. Perché ha questo spirito zen comunque. Il designer originale, insomma, che ha creato questo profumo è giapponese, quindi il brand è giapponese, per cui ci rivedo molto questa caratteristica del sollevante in questa accezione molto molto zen. Veniamo all'altro che di zen non ha niente, che è secondo me un profumo molto esuberante, è un po', io questo lo vedo un profumo da Marilyn moderno dei giorni nostri. Sto parlando del 740, che è il dupe del profumo Very Good Girl di Carolina Herrera, che sarebbe questo, ce l'ho qua. È uno dei miei profumi preferiti acquistati nel corso di questo anno, un profumo che mi ha lasciato, su cui ho lasciato il cuore, davvero io lo amo in modo infinito. Il Very Good Girl è questo di Carolina Herrera, quello con la scarpa, il tacco, cioè 22, però con il colore rosso, ed è un rosso questo, pomodoro, un rosso proprio estivo, un rosso molto giovanile. Secondo me si sente il profumo dalla scatola di questo. E il suo dupe di Divine, la sua interpretazione, appunto, il 740. Allora, questo è stato il primo che io ho indossato quando mi è arrivato il pacco. L'ho indossato su un maglioncino che poi il giorno dopo avevo lasciato in fondo, perché sono molto disordinata, in fondo a letto sulla panca che ho in fondo a letto. Quando poi l'ho ripreso per metterlo via, profumava in modo. È un mostro di persistenza. Anche lui, perché l'originale lo è, e ve l'ho già detto perché io vi ho fatto la review di quel profumo, ve ne ho parlato. A parte il fatto che qui stavolta abbiamo questa copertina che è bellissima e che non toglierò, perché ogni profumo adesso viene con questa etichetta che si può togliere, no? Anche così. Questo lo voglio spruzzare nell'ambiente perché mi rimarrà fino a dopodomani. Allora, io vi dirò che ho avuto la sensazione addirittura che l'apertura fosse più prorompente di questo rispetto al classico. Ora qualcuno storcerà il muso perché non si può dire che un dupe è più intenso dell'originale, però vi dico che capita qui in questo caso l'apertura, cioè l'apertura è molto molto strong. Qui c'è un'apertura di frutti rossi con lici e ribes rosso spaziale. Che se non vi piacciono i frutti rossi dovete lasciar perdere, piuttosto acidula. Qui è molto più, è un po' più forte, non tanto più forte, ma è più forte. Poi dopo 10 minuti i profumi si equivalgono. Io li trovo
praticamente identici come performance, come struttura, come evoluzione e come scia e come durata. Per me la durata in un profumo è importante. Per un profumo del genere vi garantisce una durata che va oltre le 8 ore. Poi dipende da voi, su di me ne fa anche 12, anche di più. Poi il fatto è che uno si lava, o perlomeno si spera che uno si lavi, e quindi insomma poi non lo sentite più, ma sui vestiti rimane il giorno dopo, anche oltre, se lo mettete su una sciarpa, questo è il profumo che rimane. È un profumo particolare, vi deve piacere, ma come vi ho detto, mi fa pensare a una Marilyn moderna perché è femminile, esuberante, prorompente, sensuale, anche sexy, sì, sexy, sensuale, ma un pochino malandrino, a quel qualcosa di moderno, di spiritoso. Ecco, un profumo spiritoso a differenza del classico Good Girl, che lo trovo più difficile e anche difficile da portare soprattutto. Questo per me è un profumo facile e che si fa sentire, vi fa riconoscere, un biglietto da visita audace, ecco, audace, però insomma per certi versi moderno, sbarazzino, appunto malandrino. Allora, le note del 740 sono ribes, rosso e lici, poi nel cuore abbiamo la rosa, rosa, vaniglia e vetiver, ma è una rosa quasi che rugiadosa, una rosa primaverile, non è una rosa opulenta, oscura, dark questa. No, è una rosa fresca, ecco, è un profumo che ha una rosa fresca che quasi sembra una peonia. Quindi il 740 io ve lo straconsiglio se avete lasciato il cuore sul Very Good Girl e magari il prezzo vi ha un po' fatte desistere, oppure se volete un backup per tenervi quella meraviglia, quell'opera d'arte di bottiglia a vista e da usare insomma nelle grandi occasioni. Ok, allora come sempre nella scatola arrivano, mi sono arrivate le loro brochure. Io questo catalogo non ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, ma c'è sempre un catalogo che è molto utile perché vi racchiude tutte le loro creazioni, è diviso per famiglie olfattive e anche in ordine alfabetico, così trovate facilmente qualcosa che vi può interessare. Poi mi hanno mandato anche stavolta un loro portaprofumo da borsetta. Di questi qui che voi potete spruzzare il profumo da qui dentro, quindi questo è il secondo che ho e ne sono molto felice. Mi hanno mandato anche stavolta tantissimi sample, io ancora devo finire di sentire gli altri, quindi magari ne scapperà qui qualcosa che mi sorprenderà. Chi può dirlo? Sono fatti molto bene. Queste nuove confezioni dove hanno i sample sono carinissime. E poi le caramelline che però mi sono già mangiata, quindi non ci sono più. Grazie di Ben per tutte le attenzioni che mi riservi continuamente. Io vi lascio, vi metto il link per la promo e ricordate che ogni giorno c'è una sorpresa nuova. Un bacio, al prossimo video, ciao!